Un posto al sole, un personaggio in fin di vita, ecco chi è. Un posto al sole, la soap opera girata a Napoli e in onda tutti i giorni su Rai 3, sta entrando nel vivo per quanto concerne diverse storyline che, da settimane, stanno appassionando particolarmente il pubblico, che segue da oltre 20 anni le vicende degli abitanti di Palazzo Paiadini a Posillipo. In particolare, i fan della serie si chiedono chi sia il responsabile della morte di Salvo Prisco, trovato senza vita nella sua stanza di ospedale, proprio quando si era deciso a testimoniare contro suo padre Gaetano. Ma vediamo, nel dettaglio, cosa accadrà dal 19 al 23 febbraio. I funerali di Salvo Prisco, Don Peppino in fin di vita. Le ultime anticipazioni di Un posto al sole, circa le puntate che vedremo dal 19 al 23 febbraio, raccontano che le indagini sulla morte di Salvo Prisco andranno avanti e che, dopo i funerali del ragazzo, il padre Gaetano sfogherà il proprio dolore e la propria rabbia su Don Peppino, il quale sarà ricoverato d'urgenza per un malore, proprio a causa del duro confronto con l'usuraio. Le sue condizioni saranno critiche e getteranno nello sconforto Franco e Luisa, che attenderanno trepidanti di ricevere notizie sul suo stato di salute. Successivamente, il Boschi scoprirà che l'infarto dell'uomo è stato provocato proprio da Gaetano. Sul piano sentimentale, intanto, Franco cercherà di riavvicinarsi ad Angela e di ricominciare la loro storia d'amore. La figlia di Giulia, intanto, consiglierà a Valentina di lasciare Gaetano e, dopo aver fatto una scoperta shock sull'uomo, la donna ascolterà il consiglio dell'amica. Vittorio scopre il segreto di Anita. Anche la prossima settimana, secondo le anticipazioni, vedremo al centro della scena di Un posto al sole il legame tra Vittorio e Anita. Il ragazzo inizierà a pensare che la ragazza che gli piace ha in realtà una relazione con un altro e deciderà di seguirla. A quel punto scoprirà il legame che sussiste tra la giovane e Luca Grimaldi, non prima di aver discusso pesantemente con lei, la quale confesserà la vera storia del suo rapporto con l'ex poliziotto e spiegherà al ragazzo quanto lui l'abbia aiutata in passato. Vittorio, sconvolto dal racconto, inizierà a guardare diversamente Grimaldi e a ricredersi su di lui. Alberto Paiadini sempre più in sintonia con Sandro. Sandro sarà sempre più colpito dalla personalità e dal carisma di Alberto Palladini, recentemente tornato a Palazzo Paiadini e si avvicinerà sempre più allo zio, decidendo di frequentarlo. Tale decisione farà infuriare Roberto, il quale, a sua volta, sarà messo alle strette da Veronica su una complicata decisione da prendere.